Ciao, prepariamo oggi insieme uno dei dolci più semplici e conosciuti, il tiramisù ma con i pavesini. Andiamo a vedere gli ingredienti. Una confezione di pavesini, 4 caffè lunghi già zuccherati, 400 g di mascarpone, 100 g di cioccolato fondente già sminuzzato, 120 g di zucchero semolato, un pizzico di sale, 4 uova e 50 g di cacao amaro. Iniziamo a dividere gli albumi dai tuorli e a montare i tuorli con lo zucchero. Dobbiamo montarli in modo da ottenere una crema bella spumosa, per cui massima velocità. Adesso andremo a montare i bianchi. Liberiamo la planetaria, i tuorli oramai sono belli spumosi. Montiamo ora gli albumi con un pizzico di sale. Anche qua la montata deve essere bella vigorosa, per cui massima velocità. Ecco qua gli albumi montati a neve. Guardate, belli sodi. Adesso prepariamo la nostra crema, per cui versiamo il mascarpone insieme agli albumi e con delicatezza andiamo a mischiarli. Adesso aggiungiamo anche i tuorli già montati con lo zucchero. E mischiamo il tutto sempre con delicatezza. E adesso iniziamo a comporre il nostro tiramisù. Allora, uno strato di crema sul fondo del nostro contenitore. I pavesini imbevuti nel caffè. Adesso un po' di granella di cioccolato fondente e via di nuovo con la crema. E andiamo avanti così, alternando la crema con i pavesini e il cioccolato fino a terminare poi in cima con la crema. Il nostro tiramisù è composto, adesso lo lasciamo riposare circa un paio d'ore in frigorifero in modo che si rassodi e poi dopo andremo a servirlo. Sono passate 2 ore, il nostro tiramisù si è solidificato e adesso andiamo a spolverarlo con il cacao. Ecco, il tiramisù con i pavesini è pronto, ci vediamo alla prossima video ricetta, ciao a tutti!